il carattere figurale dei personaggi umani della Divina Commedia. La figuralità che caratterizza i personaggi di Virgilio e Beatrice caratterizza anche gli altri personaggi umani del poema. Nell'aldilà, ormai fuori dalla dimensione temporale propria del mondo terreno, i personaggi della commedia sono fissati nel tratto più vero della loro personalità. Questa che in terra appariva a volte con nettezza, a volte in modo più celato, ora nella dimensione dell'eternità è svelata pienamente e per sempre. I personaggi umani della commedia si autorappresentano. Ciascuno di loro ricorda di sé l'essenziale, dimostrando di aver acquisito conoscenza di sé proprio quando il giudizio divino li ha rivelati a se stessi. Stabilire se un fatto, un personaggio, un evento è reale o meno non significa per Dante porsi il problema di provare questa realtà con dei documenti. La dimostrazione che questi personaggi sono realmente stati, sono realmente esistiti, è nel senso profondo che è in loro. Il viaggio di Enea, per Dante, è reale perché ha un senso profondo che si cela sotto la superficie dell'accadimento. Il viaggio di Enea significa rispetto della volontà divina, esercizio della pietas, la virtù che consente all'eroe la riconquista della patria perduta. Il cammino di Enea, che conosce e liberamente segue il disegno di Dio, ritornando all'antica madre, è simbolo del cammino che ogni uomo nei secoli dei secoli deve compiere, conoscendo e seguendo liberamente Dio per ricongiungersi ad esso, sua causa e origine. Allo stesso modo si possono interpretare gli episodi delle Sacre Scritture. Giosuè realmente ha assediato Gerico, ci è entrato vincitore e ha conquistato la terra promessa. Quell'episodio è esistito perché ha un significato eterno. Esso significa la lotta contro il peccato per la conquista della salvezza promessa. Gli ebrei dunque hanno realmente vagato nel deserto, ciò è realmente accaduto perché questa loro esperienza è la stessa esperienza del peccato che ogni essere umano compie. In ogni tempo, in ogni luogo accadono eventi che possono essere interpretati come simboli delle esperienze centrali della vita di ogni cristiano. L'affievolirsi della volontà, lo smarrimento nel peccato, ma anche, grazie alla misericordia divina, l'esercizio del libero arbitrio e la conquista della salvezza. Per la cultura medievale, gli accadimenti terreni non sono, come per il pensiero moderno, il segmento di una linea evolutiva in cui da un fatto o dalla concorrenza di più fatti scaturiscono fatti sempre nuovi. Per la cultura medievale, ogni evento terreno non è una realtà definitiva o autosufficiente, è invece sempre figura, cioè profezia, di un elemento della realtà divina che dal punto di vista umano esisterà nel futuro, dal punto di vista di Dio esiste eternamente, al di fuori del tempo e dello spazio terreno. Dunque, nella dimensione umana, ogni fatto ha un nesso non con ciò che viene prima o ciò che viene dopo, ma con ciò che nella dimensione divina ne svela completamente il suo significato. Perciò nella dimensione umana ogni fatto è ombra di un senso che sta pienamente nella dimensione divina. È questa la ragione per cui Beatrice, così come compare nella Vita Nova, non è altro che figura della Beatrice che compare nella Commedia. Nella Vita Nova, Beatrice è una persona vivente nell'esperienza di Dante.
Nella commedia è un'anima umana beata che si ricongiungerà al proprio corpo il giorno del giudizio. Il senso della sua vita terrena si rivela compiutamente nell'aldilà. Così come in gioventù Dante aveva intuito che ella era ombra, era figura della rivelazione divina, ora nell'aldilà ne ha la piena conferma. Nel secondo canto dell'Inferno, Virgilio chiama Beatrice signora di quella virtù che differenzia gli esseri umani dagli altri animali. La virtù propria degli uomini è somma di ragione e teologia. Nel sesto canto del Purgatorio, Virgilio spiega a Dante l'efficacia della preghiera dei vivi per i morti e lo invita a chiedere spiegazioni più approfondite a Beatrice, perché la ragione umana, capisce solo approssimativamente i problemi del divino. La verità può essere raggiunta solo attraverso la teologia. Nel paradiso terrestre, Dante giunge al cospetto di Beatrice, accompagnato dalle quattro virtù cardinali. Esse si dicono ancelle di Beatrice, perché prima della venuta di Cristo hanno preparato il mondo all'annuncio del Vangelo e dopo la venuta di Cristo continuano la loro azione nel mondo e dicono anche che per comprendere bene Beatrice ci sarà bisogno dell'aiuto di altre tre donne, le virtù teologali. Così se nel libello Beatrice guidava Dante alla gentilezza, cioè ad affinare le sue qualità morali, ora nel poema lo guida alla sapienza, che è qualcosa di più della scienza. La scienza è capacità di astenersi dal male, capacità che l'uomo può maturare grazie alla sua ragione, con le sue sole forze. La sapienza completa le facoltà dell'uomo, è conoscenza del divino, teologia, è fede in Dio, pietas. Ad essa l'uomo può giungere con l'aiuto della grazia divina. Il senso simbolico della figura di Beatrice, dunque, è strettamente connesso alla sua realtà terrena. Non è un simbolo che ha reciso ogni legame con la sua realtà umana, ma al contrario assume quel significato proprio perché la sua vita quel significato celava. Beatrice, come Virgilio, come gli altri personaggi del poema cui Dante assegna realtà terrena, non è l'allegoria di una qualità, di una virtù. È Beatrice stessa. Ma non al modo in cui uno scrittore moderno creerebbe un personaggio storico. Quando Manzoni, ad esempio, vuol raccontare la monaca di Monza, studia gli atti del processo contro suor Maria Virginia de Leiva, crea il suo carattere, evidenziandone la peculiarità individuale sullo sfondo delle condizioni materiali, della cultura, della sua epoca. Ma è del tutto consapevole della differenza che corre tra personaggio storico, suor Maria Virginia de Leiva, e personaggio inventato, Gertrude, perché pensa che essi si trovino a livelli diversi, uno nella realtà storica, l'altro nella finzione. Si preoccupa, anzi, che il personaggio inventato, Gertrude, abbia caratteristiche storicamente plausibili. Non è così per Dante. Per un uomo della sua mentalità, della sua cultura, ogni vita individuale ha un senso nel disegno della storia umana che Dio ha tracciato. Anzi, essa nel tempo terreno non è altro che una specie di immagine del significato pieno che assumerà soltanto dopo la morte. Così nella commedia Virgilio è il Virgilio storico e contemporaneamente non lo è più, perché il Virgilio terreno è soltanto umbra della verità ormai compiuta che il poema rivela. Si potrebbe dire che per Dante un personaggio è tanto più reale quanto più è completamente interpretato, e poiché l'interpretazione piena si ha soltanto all'uscita della vita terrena,
è l'oltretomba per Dante, il mondo vero.